Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. La prima domenica dopo Natale è consacrata alla famiglia. Modello Maria, Giuseppe e il bambino per improntare le nostre famiglie a quella vocazione. Ed è per questo che oggi diventa un giorno in cui la gratitudine dei genitori per i figli, la riconoscenza dei figli per i genitori, diventa preghiera. Facciamolo in questo tempo di Natale, dove la luce squarcia le tenebre e dove abbiamo bisogno a volte che quella luce venga a visitare le nostre case. Se a volte invece abbiamo fatto prevalere le ombre, chiediamo perdono, riconosciamo il nostro peccato. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a Dio, Signore. I Magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta lì finché non ti avvertirò. Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino. Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarne. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazareth, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: sarà chiamato Nazareno. Parola. La prima domenica dopo Natale è consacrata alla Sacra Famiglia, alla Santa Famiglia di Nazareth. E in quella famiglia la preghiera, il ringraziamento, la devozione è portata a tutte le famiglie, a tutti i papà, le mamme, a tutti i mariti, le mogli e i loro figli. D'altronde si dice che Natale è festa di famiglia, si dice che le famiglie si riuniscono, si dice che le storie degli avi si raccordano con quelle che vengono dopo di loro, e se è vero che giornate di doni, giornate di luci, giornate di tavole imbandite, giornate di augurio, questo avviene in famiglia, anzi, se non avviene in famiglia, questi giorni diventano più pesanti, più tristi. Ecco perché mettere come riflessione, in qualche maniera come provocazione di allargamento di senso e di veduta nel periodo natalizio, la celebrazione della Sacra Famiglia, ci sta tutta. Ci sta con un'attenzione, io ritengo, che va sottolineata. E quando si prega, e si prega per le famiglie, si prega per la famiglia tout court, cioè nel senso che io non voglio in qualche maniera fare contrapposizioni, differenziazioni, in qualche maniera mettere dei distinguo, no? Certo, io come pastore, come uomo di chiesa, uomo di fede, auspicherei che tutte le famiglie fossero quelle che sono consacrate nel matrimonio, quelle che restano fedeli al vincolo del matrimonio. Certo, questo è il mio auspicio e questo è il mio lavoro quotidiano, la mia lotta per difendere il vincolo, per portare avanti la certezza e la sicurezza che la famiglia, nel proprio modo di essere tradizionale, venga in qualche maniera difesa e autenticata. Ma io quando parlo di famiglia, e in questo giorno soprattutto, non mi sento di fare delle differenze, non voglio farle,
non ho il cuore di farlo, mi prendo la responsabilità di non farlo, e nel momento in cui io prego per la famiglia, prego per tutti quelli che in ragione di un sì hanno legato la propria vita. A maggior ragione se poi, dopo questo sì, comunque sia arrivato, siano nati dei figli. E quei figli, nel giorno in cui celebriamo il Natale, una nascita, sono il luogo della nostra preoccupazione, della nostra speranza. Sono qui nel giorno della Sacra Famiglia, a pregare per le famiglie cristiane, ma a pregare per la famiglia, per le famiglie, per coloro che in ragione di un amore hanno legato la loro vita. Perché dico questo? Perché, certo, da credente e da pastore, spero e penso che l'impronta della famiglia cristiana possa consegnare un modello che possa essere capace, così come Paolo, dopo ci arriveremo, ci consegna, no? In questa dinamica di immagine, di costruzione, di consiglio per una famiglia che venga retta con i principi cristiani. Ma in questo momento io da adulto ho una preoccupazione. Ho una preoccupazione che vorrei condividere con la mia famiglia, che siete voi. È la preoccupazione di chi, in un tempo dove gli uomini, maschi e femmine, hanno dimenticato la responsabilità adulta e vivono come adolescenti, le scelte che fanno, che siano scelte all'interno di un percorso cristiano, che sia un percorso laico, di famiglia, ho la sensazione che molto spesso vivano di superficialità, vivono di mancanza di responsabilità, provando in qualche maniera a voler coniugare con estrema libertà, perché i matrimoni possono pure finire, e a volte è triste constatarlo, finiscono, noi vorremmo che non succeda, ma non può finire il ruolo della paternità e della maternità, che è un ruolo di responsabilità nella natura, dove l'aver messo al mondo un figlio è una vocazione, una struttura, una responsabilità che ti impone, come nel caso di Giuseppe e Maria, di giocarti la tua vita per difendere tuo figlio, di mettere a rischio la tua vita, perché la natura di quella relazione tra padre, madre e figlio venga rispettata. E oggi molto spesso dobbiamo invece constatare che in forza di una presunta libertà individuale, molto spesso non c'è la responsabilità della libertà condivisa con quelli che si è messa al mondo, che non hanno avuto nessuna libertà di scegliere di venire al mondo, se non attraverso la responsabilità, l'amore e la decisione dell'adulto che l'ha messa al mondo. Quando nasce un bambino, ti cambia i connotati. Tu ti puoi chiamare Pasquale, Giovanni, ti puoi chiamare Maria, ti puoi chiamare Teresa. Prima, dal momento in cui nasce un bambino, tu ti chiami papà e mamma. Il tuo nome è padre e madre. E il fatto che tu abbia messo al mondo un figlio genera, se non sempre, la famiglia in maniera orizzontale, cioè marito e moglie, genera sempre una famiglia in verticale, e cioè genitori, figli, figli, genitori. E quello è natura, è per natura. E non rispettare quell'ordine di cose non è andare contro la legge, non è andare contro le convenzioni, non è andare contro la cultura, è andare contro la natura, essere contro natura. Perché un padre e una madre non possono che essere padre e madre, così come un figlio non può che essere figlio di quel padre e di quella madre. Ovviamente si esalta ancora di più quel rapporto quando, in ragione della mancanza di un padre e di una madre, ci sta una paternità e una maternità che sceglie di essere, al di là della carne, tale, ma diventa forte di significato, perché sì, si usa il termine adozione, ma in realtà in quella passione d'amore c'è molto, ma molto di più. Mi ricordo quello che diceva Filomena Filomena Marturano, dire Edoardo, Filomena, i figli non sono di chi è fa, ma sono di chi e cresce. E quel crescere la mette tutta nella passione di essere famiglia,
di essere capace di dare futuro a questa nostra vita, a questa nostra realtà, che se oggi è in crisi di significato, di valori, se oggi vediamo anche tanti, tanti, ma tantissimi nostri ragazzi che non riescono a trovare un senso e una direzione nella loro vita, è perché molto spesso la famiglia, tu non necessariamente quella cristiana, la famiglia è manchevole, è assente, delega la propria responsabilità di famiglia ad altre strutture che oggi non sono all'altezza di rispondere a quella delega, a quella sostituzione. Io mi appassiono quando sento quello che dice Paolo, no? Come dovrebbe essere questo patto tra appartenenti a questo nucleo originale che mette insieme un uomo, una donna, i figli, che fa casa, che dà odore, colore, significato ad avvenimenti, che poi si può allargare i nonni, gli zii, che diventa un attributo d'amore. Quanto più larga è possibile i significati di questo incontro, fratelli scelti da Dio, santi amati, e come dovrebbe essere una famiglia, rivestitevi di tenerezza, bontà, umiltà, mansuetudine, magnanimità. E poi aggiunge Paolo, parlando di tutti i cristiani, ma stiamo parlando della famiglia, sopportandovi a vicenda. Perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro, mandami. Se ci potesse essere uno stemma sulle nostre famiglie, così, sopportandovi a vicenda, perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi degli altri, mandami. Con tutto il rispetto. Ma voi pensate ai tribunali, agli avvocati, alle contrapposizioni violente. Ma indipendentemente vi dico da che le cose possono andare o non possono andare, quando ci facciamo guerra, quando mettiamo i figli l'uno contro l'altro, quando in ragione di interessi ci frantumiamo, quando, mamma mia, la volgarità delle contrapposizioni, mamma mia, è difficile, è pesante, mi rendo conto quanta sofferenza esiste rispetto a questo. Ma qua non si tratta di essere famiglia cristiana o famiglie non cristiane. Qua è recuperare l'educazione della relazione e recuperare il senso dell'amore, anche quello finito. Dell'amore, anche quello finito, perché se c'è stato un tempo d'amore, pure per quello uno dovrebbe ringraziare per quei tempi che ha vissuto in serenità. Sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. E poi fa un elenco che per me, tenendo presente quello che dice la prima lettura, quella del libro di Silasia, è di una responsabilità enorme. I mariti che devono amare le mogli, le mogli che devono amare i mariti, insieme devono amare i figli rispettare i genitori. E poi c'è un passaggio che in questo tempo in qualche maniera mi emoziona e nello stesso tempo mi provoca a provocarvi. Rispettate i vostri genitori anche quando perdono il senno. Perché capita, no, che uno diventa vecchio. Capita ai genitori ogni tanto diventare vecchi, quelli che ci riescono. Poi ci sono quei figli che non hanno avuto la gioia di vedere i genitori invecchiare, ma capita. Uno diventa vecchio, perché diventano vecchi prima i genitori, poi uno spera di diventare vecchio pure lui. E come tu tratti loro, così sarai trattato tu, non lo dimenticare. Capito. E non mi sembra, lo dico con tutta la passione del cuore, che io non ho avuto la gioia di vedere invecchiare i miei genitori. Li avrei voluto vedere invecchiare, avrei voluto dare tutto il tempo, tutta la passione per godermeli, non ho avuto il tempo. Pensiamo a quanto oggi, nel giorno in cui nel tempo di Natale si riuniscono le tavole, si fanno a buffare, ci si abbraccia, buon Natale, buon anno, poi mi raccomando, non mi date problemi, facitemi sta quieto,
pace in terra ai uomini di buona volontà, non necessario che manate pace. Però diceva Eduardo, sempre Eduardo mi pare, no? In ragione di quella pace, volesse trovare pace, una pace senza morte. Perché la vera pace è quella che ha il sapore della vita, quella che non vuole eliminare nessuno dalla nostra, ma trovare le ragioni, le parole, i significati per abbracciare ognuno nella diversità, nel rispetto di quella diversità, con il colore e il calore della tenerezza di cui parla Paolo, sopportandoli, sopportandoci a vicenda. E allora davvero sarà gloria a Dio e pace in terra agli uomini. Credo. Preghiamo. Padre misericordioso che ci hai nutriti alla tua mensa, donaci di seguire gli esempi della Santa Famiglia, perché dopo le prove di questa vita siamo associati alla sua gloria in cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Possa la strada venirti incontro. Possa il vento sospingerti dolcemente. Possa il mare lambire la tua terra e il cielo coprirti di benedizioni. Possa il sole illuminare il tuo volto e la pioggia scendere lieve sul tuo campo. Possa il Dio tenerti sul palmo della sua mano fino al nostro prossimo incontro. Possa la sua tenerezza largamente benedirti il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.